Bella Hadid, il risveglio a New York è sexy e in lingerie. Bella Hadid dà il buongiorno ai suoi fan per la fine della New York Fashion Week, e non potrebbe essere più sexy. Sapevamo che sarebbe successo, ossia che prima o poi anche la New York Fashion Week avrebbe avuto una fine, l'evento più atteso negli Stati Uniti per la promozione dell'industria fashion e la presentazione delle collezioni degli stilisti più famosi al mondo, purtroppo ha avuto il suo termine. E per salutare la fine di questa fantastica avventura, Bella Hadid ha voluto ringraziare a modo suo tutti coloro che l'hanno seguita e le hanno dato fiducia in questo percorso. E quale migliore riconoscimento, di un bello scatto sexy. La modella ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in lingerie bianca, mentre stesa tra le lenzuola guarda carismatica verso l'obiettivo, la foto ha ottenuto più di 500.000 like e centinaia di commenti da parte dei fan della socialite, e anche questa volta si è confermata una delle top model più ambite dagli stilisti di tutto il mondo. Un bel gesto e i relativi ringraziamenti. Negli ultimi giorni Bella Hadid è stata al centro delle cronache anche per un'altra importante vicenda. La modella ha infatti rimproverato un suo bodyguard per aver messo le mani addosso a una fotografa fuori dalla sfilata di Michael Kors alla New York Fashion Week, il video ha fatto il giro del mondo. La ragazza, che ha rischiato di sbattere la testa e di farsi molto male, è una giornalista freelance del magazine Refineri 29, che ha voluto ringraziare Bella Hadid tramite le pagine del sito, che si tratti di una fotografa compressa nella folla, o di Bella Hadid infastidita dai paparazzi, siamo tutti ugualmente importanti. Mentre per i bodyguard, spesso, se non sei famoso non sei importante, e se non sei importante puoi essere tratto come una M.A. Volevo solo dirle grazie, ma in quel momento ero troppo scossa. Avrei voluto tirarmi fuori dalla situazione in un altro modo, ma lei ha praticamente dimostrato che il suo corpo non è più importante del mio corpo. La fotografa, che si chiama Chris Franco, ha voluto poi rivolgere delle belle parole a Bella Hadid, ringraziandola per il suo bel comportamento, grazie per aver fatto la cosa giusta, e aver dimostrato che sono umana tanto quanto te. La ragazza della porta accanto. Nonostante sia spesso considerata snob e superiore agli altri, Bella Hadid ha dimostrato più volte di essere una ragazza come tante, con gli stessi problemi e aspirazioni di qualsiasi persona abbia la sua età. Anche lei ha i vari crucci d'amore di qualunque altra ventenne e anche lei ama sua sorella moltissimo, tanto da portarla in spalla durante la sfilata di Anna Sui alla New York Fashion Week perché aveva perso una scarpa. Questa ragazza sembra ben lontana dalla maschera che in molti credono che sia, ed è molto più simile all'amica della porta accanto, pronta a sostenerci in qualsiasi momento. L'amore? Può aspettare per ora, perché come ha ribadito la modella più volte adesso è impegnata a conoscere bene un'altra persona meravigliosa.